Vai, vai! Qui con voi di Basket Forever, Gianni Perucci, presidente della federazione della pallacanestro, nonché sindaco della cittadina di San Felice Circeo, che oggi ospita una delle quattro tappe del Campionato. Presidente, una tappa importante in Italia, ma soprattutto si vive un giorno di felicità per i giovanissimi del nostro sport. Eh sì, per i giovanissimi del territorio, sono contento perché il fatto che sia sindaco mi devo far perdonare anche le assenze di questa bella realtà, però c'è una squadra straordinaria e oggi si coniuga Città San Felice, basket, Lo Topolino, quindi mini basket. Sono contento e ringrazio ovviamente gli organizzatori, il comitato provinciale di Latina, tutti gli amici di Latina, persone sempre a me care con le quali ho fatto una lunga strada da segretario generale a presidente e dopo sono ritornato dopo la presidenza del CONI. Sono contento e vi faccio i complimenti perché so che è un territorio, il vostro e il nostro, che investe molto sul basket. Lavorate molto bene, una delle più belle realtà che abbiamo nel nostro paese e quindi complimenti a voi, a quello che fate, a come diffondete il basket nella Pontinia e a tutto quello che io posso fare sono a vostra disposizione. Sempre disponibile, lo sappiamo, amante del basket da tantissimi anni, ha avuto una parentesi al calcio e subito ritornato allo sport che ha sempre amato. Parliamo un po' della pallacanestro nazionale. Purtroppo la nostra nazione, come tutti noi, sta vivendo un momento di crisi economica notevole. Quali sforzi per migliorare e far continuare tante società a fare il basket? Ma la cosa strana è che nonostante la crisi ogni anno noi aumentiamo i tesserati. Se voi pensate che quest'anno noi abbiamo 5.000 bambini in più che si sono avvicinati al basket, la dimostrazione della bellezza di questo sport. Stiamo lanciando, abbiamo già lanciato la televisione 24 ore su 24 solo per la pallacanestro italiana e quindi lì sarà visto tutto, dai massimi campionati maschili e femminili a tutta l'attività provinciale, regionale. Ci sarà spazio per i comitati regionali e provinciali, un telegiornale. Ecco, stiamo facendo il bene a voi, il palinsesto, e io mi auguro che con il prossimo anno possiamo partire sull'esempio di Super Tennis, e proprio a loro ci siamo appoggiati per dividere i costi a metà, però il canale sarà solo per il basket. Una cosa sicuramente attesa da tutti noi, abbiamo già detto che ci sarà questo evento. Adesso per concludere un saluto al nostro Marco Berinelli, che ha portato in alto il nome della nostra nazione, della nostra nazionale, ai massimi vertici, vincendo la gara del Giro da Tre e abbiamo sentito l'anello di lui. Io so che lei, seguendo la televisione e sui media, ha sempre creduto in Marco, ha sempre avuto un rapporto con tutti i quattro nostri atleti che giocano quando riusciremo ad averli tutti e quattro nazionale a venire così a posizione ambiziosa? Io penso ai prossimi europei, ce dobbiamo qualificare, quindi ancora facciamo un passo alla volta e penso che i prossimi europei che dovranno portare poi le qualificazioni olimpiche ci possano essere. Bellinelli ma anche gli altri tre hanno sempre voluto la nazionale, sono sempre impegnati, sono stati seri. Adesso aspettiamo che rientri in Italia. Sono stati anche un po' stupiti. Sì, purtroppo sì con gli infortuni. E adesso diciamo che due di questi o tre di questi, perché Bellinelli non so se potrà venire adesso in nazionale dopo quello che ha fatto, è stanco e quindi sarà giustificato, ma ancora ci spero e ci credo. Per cui noi crediamo di poterci qualificare per gli europei e poi andare ai prossimi con tutti i nostri nazionali. Aspettiamo il ritorno in Italia, lo festeggeremo con la Gazzetta dello Sport, stiamo pensando a una bella organizzazione per gli europei, per cui siamo veramente contenti che ci ha dato questa soddisfazione. Due parole sul basket rosa, domani e in settimana le ultime due partite per le qualificazioni europee, sappiamo che lei sarà a Ragusa per questi due incontri importanti. Per concludere pensiero anche sul basket femminile. Ma diciamo che nonostante i problemi di tesserate o tesserati, i risultati cominciano ad arrivare, non solo a livello giovanile, abbiamo sfiorato la qualificazione ai mondiali, alle ultime europee,
adesso siamo in piena corsa, speriamo di vincere le prossime due partite. È un movimento che sono certo che adesso anche con la TV avrà un grosso rilancio. Grazie. Una fotografia come... Ciao. Una fotografia come...